voluti, insomma, dagli italiani, ai cittadini italiani. In questo momento c'è il Premier Conte, ma al secondo posto c'è lei, Giorgia Meloni. Buonasera, 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 buonasera. Benvenuta. Buonasera, salve, segretario, buonasera a tutti. I Fratelli d'Italia. Buonasera. Allora, intanto... Wow! Oh. Che poltrona! Ha visto? Ci siamo moderni. Complimenti. Non potendo cambiare conduttore, abbiamo cambiato la poltrona, l'abbiamo resa Senta, più comoda. Ma Ginevra, sua figlia, non tocco, ma che ha detto che viene via la mamma anche di domenica? Mi dica sta cosa, perché secondo me le bambine un po' si inalberano. Beh, lei mi prende in una serata particolare, perché mia figlia si è fatta veramente venire una crisi isterica quando sono uscita. Ah, pure? Mamma, voglio venire con te. Amore, non possiamo. Mamma deve andare in televisione, perché lei dice in televisione. Allora le ho promesso che avrei fatto vedere questo, che me l'ha fatto lei, il tatuaggetto. Aspetta, 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 facciamolo vedere bene. No, la prego. Facciamolo vedere, visto. No, dai, ma stringi un po' Giovanni. Stavo scherzando. Giovanni, vai a stringere, m'ha fatto, eccolo il tatuaggetto qua. Con brava. I glitter. Così abbiamo sistemato Ginevra, contenta, le diamo Gigia, un bacione. Eccolo. Allora, vabbè, andiamo avanti. Ma già mi ha umiliato in 30 vedi secondi. Che già sta così, eh. Eh sì, perché farla parlare sempre delle cose personali non è facile. No. No, sono molto gelosa della mia dimensione. Ma ha cambiato la sua vita questa bimba? In tutto. Perché la verità è, ma questo penso lo sappia qualunque genitore, la verità è che quando tu fai un figlio ti rendi conto che dal giorno in cui nasce tu non stai più vivendo, cioè il centro della tua vita non sei più tu, non vivi per te stesso, vivi in funzione di un'altra persona, il centro della tua vita si sposta completamente e questo chiaramente ti fa provare un amore unico ma anche una paura che non avevi mai sperimentato. Un figlio ti dà tanta... rimette le cose nel giusto ordine di priorità. Non perdi più tempo, non hai più tempo da perdere. A cose che prima ti sembravano di una importanza incredibile, adesso sono, insomma, assolutamente secondarie. Tipo, tu puoi avere la giornata peggiore della tua vita, ma torni a casa, vedi che tua figlia sta bene, che è tutto a posto, che lei è contenta, che gioca, e dici, vabbè, per tutto il resto troveremo un rimedio. Per cui i figli in questo ti aiutano tantissimo. Ecco, ma però ricorda... la paura che provi verso di cioè, io non c'è giorno che insomma che vada a dormire senza pensare a tutte le cose drammatiche, no, che potrebbero, certo, accadere. Immagino che questo accada a ogni genitore, a ogni madre, a ogni padre. All'inizio pensavo, dico, sono matta, vedi, aver fatto i figli tardi, dovevi fare più quando eri più giovane. Invece no, poi con qualunque madre o padre parli, tutti quanti vivono la stessa condizione. Ecco, ma quando dicevano che le donne in politica, cioè si ricorda, è stata le polemiche, adesso è incinta, non si deve più candidare a ruoli importanti, ma guarda, è ancora questa cultura maschilista. La cultura, no? C'è, questa cultura in Italia c'è. Io me ne sono accorta tardi, le dico la verità. Io ho fatto i conti molto tardi con il fatto che ho pagato essere una donna, non tanto, non solo la maternità. Qualcuno dice che quando mi candidai sindaco alcuni non mi votarono proprio perché ritenevano che io non potessi conciliare. Ma ho pagato anche il fatto di essere una donna, perché c'è una resistenza a fidarsi di una donna. Lei la percepisce ancora oggi che lei c'è una ha sentito? C'è Repubblica, una resistenza. Repubblica, sì, parla di lei nel sondaggio. No, ma guardi, io anche, se lei ci a fa... livelli cioè, alti. Io anche, io sono una persona che ha, diciamo, da tempo un alto livello di popolarità, però poi quando mi si deve votare ci pensano un attimo, perché la Meloni, poi dicono, sai, la Meloni è sola, ma perché? Ma gli altri chi c'hanno? Scusa, però gli altri sono uomini e quindi possono stare da solo. L'uomo solo al comando va bene, ma la donna deve essere accompagnata. No, cioè, ci sono delle forme di resistenza che io francamente non capisco, perché poi tutti quanti in Italia affidano le cose più care che hanno alle donne. Cioè le donne gestiscono tutto. Parliamoci chiaro, tu, i tuoi figli, anche voi uomini, poi i figli, no, finché c'è la mamma, ok, stiamo a posto. Però poi c'è una resistenza a fidarsi delle donne a quel livello fuori dalle mura domestiche. Ciò non toglie che poi, secondo me, le donne... C'è un lavoro culturale importante. C'è un lavoro culturale da fare, piano, ma c'è piano, soprattutto mettere le donne nelle condizioni di competere ad armi pari. Guardi, la grande sfida delle pari opportunità in Italia non è le quote rosa... Le quote in ogni genere. Io non credo in un mondo di quote. Io credo che le donne debbano poter competere ad armi pari, e penso che quando le donne competeranno ad armi pari, cioè senza che su di loro si faccia a loro si faccia pagare il fatto che appunto gran parte della gestione della famiglia è ancora sulle loro spalle, penso che quando questo accadrà forse saranno gli uomini a dover chiedere le quote. Ma ne riparleremo. Senta, torniamo alla stretta attualità.
Io sono stato in questi posti, ho visto con i miei occhi il dramma di, sto parlando di quello che sta succedendo ai confini tra Turchia, Siria, eccetera. Quando sono andato in Iraq, sono andato proprio a pochi metri dalla linea di guerra. Eravamo lì, li guardavo gli uomini dell'ISIS a 200 metri, col cannocchiale li vedevamo. E ho visto le donne stuprate, ho visto quello che hanno pagato i curdi. Sinceramente io, che storicamente i curdi siano stati sempre fregati dall'Occidente, ci sta. Però questa volta vedere quello che sta succedendo, ecco, è una prova importante per l'Europa adesso dare una risposta univoca a Erdogan. Lei è andata Assolutamente venerdì e ha sì. protestato sotto Sì, noi l'ambasciata, abbiamo fatto no? una manifestazione venerdì con Fratelli d'Italia davanti all'ambasciata curda, turca, chiedo scusa, perché la penso come lei. Penso che sarebbe drammatico per l'Occidente dare ancora una volta o dare il segnale che si abbandonano i propri alleati. Noi dobbiamo ricordare che i curdi hanno in questi anni eroicamente combattuto contro ISIS. E quindi insomma contro quello che oggi è il nostro principale nemico, ma siamo stati sotto l'ambasciata turca anche perché Giletti, io considero molto pericoloso il disegno imperialista di Erdogan. Erdogan, voglio dire, da una serie di cose che fa, cova il sogno di ritrasformare la Turchia in un sultanato, di tornare lui a essere un sultano. Ma lei capisce, se l'Occidente, se l'Unione Europea non dicono una parola su queste rivendicazioni imperialiste, sappiamo dove cominciamo e non sappiamo dove finiamo. Ecco, però Perché questa Europa che lascia se sempre torniamo tutte le all'Impero grandi Ottomano. iniziative Cioè... agli americani, ai russi, ed è assente, cioè siamo un paese, No, tra l'Europa l'altro, non di 400 esiste. milioni di L'Europa non persone. esiste. Io questo l'ho detto mille volte, che Questo è un l'Europa, ulteriore, il però problema. è un'occasione Certo che è importante. un'occasione, per questo siamo stati sotto noi siamo stati sotto l'ambasciata turca a chiedere soprattutto alla NATO di intervenire e all'Unione Europea di intervenire, perché l'Unione Europea non può girarsi dall'altra parte nel momento in cui noi abbiamo appunto disegno imperialista, la violazione Ma come lo dell'integrità farebbe territoriale lei? di uno Stato, un attimo, perché quando noi ci hanno fatto fare le sanzioni contro la Russia, noi, i nostri produttori, stanno pagando miliardi di sanzioni contro la Russia perché l'Unione Europea ci aveva spiegato che l'integrità territoriale dell'Ucraina era chiaramente un valore che andava difeso e quello della Siria no. L'integrità territoriale della Siria no. Allora, la Turchia prende miliardi di euro dall'Unione Europea. Se l'Unione Europea fosse una nazione seria, direbbe fermi. Si parla La di 6 Turchia è miliardi per non far arrivare gli solo per i immigrati, migranti. La Turchia e l'Unione Europea hanno una serie di attività di partenariato che secondo me andrebbero fermate finché la Turchia non appunto, insomma, non si ferma rispetto a questa invasione della Siria del Nord e alla guerra ai curdi. E poi voglio dire, io sommessamente rivendico che da qualche anno combatto contro l'ingresso della Turchia in Europa. Sono stata insultata e siamo stati insultati per anni. Abbiamo un signore, questo dietro la sua schiena, Erdogan, che diciamo, non nasconde, tra l'altro, l'idea di voler conquistare l'Europa, lo ha proprio detto apertamente, ha detto agli islamici d'Europa, fate 5 figli ciascuno e conquisteremo gli europei senza che se ne diciamo che accorgano. il Ecco, pensiero io dico che rivendico di aver fatto la dell'impero campagna, ottomano, esatto, per lei vuole questo tornare a quello. rivendico di aver fatto la campagna contro l'ingresso della Turchia in Europa. Penso che anche la sinistra, che invece ha difeso negli anni l'ingresso della Turchia in Europa, oggi dovrebbe, con questo governo, visto che sono al governo, mettere una parola definitiva contro l'ingresso della Turchia Adesso in Europa, vediamo che perché cosa noi non succederà. vogliamo essere Vediamo cosa conquistati succederà. dall'impero ottomano. Sarebbe bello che tutti insieme si facesse come Unione Europea un passo, non che la Francia decida una cosa, la L'Unione Germania Europea, se un'altra. cammina Ecco, compatta, deve. l'Unione Europea diciamo, è più forte, cioè ha le sue ragioni per imporsi. Invece in questi anni noi siamo rimasti a guardare. Guardi, nessuno ha parlato in Italia, lei che è una persona coraggiosa, probabilmente ci farà magari un giorno un servizio. L'ENI, così come la Total, ENI e Total, hanno la concessione su alcune miniere di idrocarburi a largo di Cipro. Ok? No, A un certo è un punto. episodio scandaloso. Perfetto, oh, meno Lei è una male roba che, meno male. vergognosa. A un Sono certo dovuti punto, tornare qualche mese indietro. fa, i turchi, le navi militari Certo. turche sono andate al largo di E hanno Cipro, ci fatto sono queste miniere di sloggiare le idrocarburi, nostre hanno petroliere, le cacciato le nostre. Sì, navi sì, sì. dell'ENI e della Certo. Total e si sono Che messi stavano loro a estrarre scandagliando. questi idrocarburi. E nessuno ha detto niente. Non ha detto Bene, niente mi fa. l'Unione Europea, non ha detto Beh, niente adesso nessuno. Lei capisce che abbiamo un problema. c'è il Conte bis, sembra che in Bene, siamo Europa in una botte di abbia. ferro. Come?
No, sono molto tranquillizzata da questa notizia. No, però sembra che i rapporti con l'Europa siano migliori del Conte bis rispetto al Conte 1. Sì, sì. Ecco, a proposito però di immigrazione, il ministro Lamorgese ha detto: lavoriamo per allargare la condivisione sull'automatismo degli immigrati che sbarcano in Italia, che possono venire distribuiti. Al momento sono pochi i paesi che hanno aderito. Di Maio vuol fare, ha fatto una battaglia, ha detto: qui farò una battaglia per migliorare i rimpatri degli immigrati che arrivano. Lei ci crede o sono solo parole di speranza? Allora, intanto faccio mezzo passo indietro sulla battuta che abbiamo fatto, perché invece è un tema serio. L'Unione Europea è disponibile verso questo governo. Si è chiesto perché? Io credo di avere una risposta a questa domanda. Torniamo al tema degli idrocarburi. Noi abbiamo mandato alla Commissione Europea un signore che si chiama Paolo Gentiloni a rappresentare l'Italia. Paolo Gentiloni in Italia è stato ministro degli esteri. Quando era ministro degli esteri, questa è un'altra cosa della quale hanno parlato in pochissimi, ha firmato un trattato con la Francia, si chiamava Trattato di Caen, con il quale Paolo Gentiloni regalava deliberatamente interi pezzi di mare italiano al largo della Liguria. Però non è mai entrato adesso le spiego perché non è mai entrato. Adesso glielo spiego io perché non è mai entrato in vigore. Ma no, per fortuna non è mai entrato. Glielo spiego io perché non è entrato in vigore e anche che cosa rischia di accadere. In questo trattato c'era scritto: noi regalavamo pezzi di mare italiano pescosissimo, e regalando quei pezzi di mare italiano avremmo nella perso zona tra la Liguria e la Corsica, e avremmo perso l'utilizzo esclusivo di altre miniere di idrocarburi. Parliamo sempre di gas e petrolio. Quel trattato non entrò in vigore perché Fratelli d'Italia, accortasi di questo regalo, perché non si è capito perché noi dobbiamo continuare a regalare la roba nostra ai francesi, abbiamo acceso i riflettori su questa cosa. Il governo ha fatto un passo indietro e non è mai stato ratificato dal Parlamento perché richiedeva. Però noi abbiamo interrogato il nuovo ministro degli affari europei, perché capisce, a pensar male, diceva qualcuno, e abbiamo chiesto che cosa pensasse di questo. E sa che cosa ci ha risposto l'attuale ministro degli affari europei? Che secondo lui quello era un ottimo accordo e che bisogna riprendere le trattative con i francesi. Allora, vede, quando si dice che c'è un'Europa a guida franco-tedesca che guarda, con favore questo governo, ci si deve interrogare che cosa si dà in cambio ai francesi e ai tedeschi, perché i francesi e i tedeschi, differentemente da noi, si guardano i loro interessi, non guardano i nostri. Siamo noi che guardiamo quelli dei francesi e dei tedeschi. Accade anche sull'immigrazione, prima figuraccia mondiale di questo governo, perché sono andati a Malta, alla Valletta, hanno fatto gli accordi, grande cosa storica dell'Europa, i porti a rotazione. Volontaria. Sì, certo. Rotazione è tra Pozzallo i porti nostri, sì, Augusta, Pozzallo. No. Beh, lei non crede che sia possibile, la Morgese ha detto: guardate che hanno firmato, hanno sottoscritto, adesso sono aggiunti altri tre paesi in teoria. Non è così. Allora, loro sono andati alla Valletta, sono tornati indietro e hanno detto: storico, porti a rotazione, distribuzione automatica dei migranti, dopo tutto quello giorni. Che non hanno accettato finora lo hanno accettato. Questa roba arriverà per la ratifica al prossimo Consiglio Europeo del 18 ottobre. Consiglio Europeo è quello con tutti i capi di Stato, di governo europei. Perfetto. Secondo lei c'è il tema dell'immigrazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Europeo? No, questo sinceramente lo posso dirglielo io? Me lo anticipi. Non c'è il tema dell'immigrazione. E anzi, fonti europee, perché poi noi siamo l'unico governo al mondo che si fa parlare dalle fonti dell'Unione Europea, manco ci dicono chi è il nome e il cognome che mette il proprio timbro su queste dichiarazioni, dice che per loro proprio questa roba qui non si discute. Per cui comunico ufficialmente, caro Giletti, che non è cambiato niente. Il taglio dell'Unione Europea verso di noi rimane lo stesso. Il problema dell'immigrazione è un problema italiano. La differenza tra la posizione di Fratelli d'Italia e la posizione dell'Unione Europea è che io propongo un blocco navale, l'apertura degli hotspot in Africa e quindi l'apertura dei centri d'accoglienza per questi immigrati per valutare i profughi in Africa, e la Francia e la Germania questo lavoro lo vogliono fare in Italia e vogliono trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Se noi avessimo un governo normale non accetterebbe di trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. La verifica la facciamo il 18 ottobre. Vediamo cosa succede il 18 sono ottobre. Me l'ha detto lei. È uscito sui giornali, non è che me la invento. Io tendenzialmente dico cose che so, non cose che penso. No. Allora, la voglio così portare a Napoli detto. Oggi, grande festa, 10 anni del Movimento 5 Stelle. No, la vedo già come guarda.
Beppe Grillo presente, Casaleggio. Vestito da Joker, stava benissimo. Vabbè, allora, la libertà. No, ma una volta tanto. Grillo, ecco, l'ho trovato. Però c'era alcuni big dei 5 Stelle mancavano. Noi abbiamo mandato Carlo Marsilli. Guardiamo questa giornata. Buongiorno e benvenuti anche alla televisione. Che sacrificio che stiamo a fare però! Col PD signora? Col PD sì, te lo dico da cittadina, io mi sono rotta del PD. Il movimento deve fare delle cose, si serve di questi politici. Pizza 5 Stelle. La pizza l'avete mangiata? No, almeno non io, perché sennò non la riesco a digerire. Quando devo lavorare mangio poco. Un po' come le alleanze col PD. E questa è la ressa che circonda Luigi Di Maio. Ormai sta scoppiata la festa per Giuseppe Conte. Un mese e una settimana di governo, il bilancio. Lo faremo sul palco. Quale mojito? Il messaggio a Salvini, che a noi non ci deve proprio più calcolare Salvini. Adesso nei prossimi 10 anni, secondo me, non dobbiamo essere più arrabbiati, perché la terza via l'abbiamo trovata. E non scapperemo dalle nostre promesse. Noi parliamo di progetti concreti, gli slogan li lasciamo a quelli che dichiarano che hanno le coperture finanziarie per regalare le tasse a tutti, 100-200 miliardi. La 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 la. Ciao. Il caos è la più grande forma di democrazia di questo secolo. E io sono il caos. Sono io il vero caos. Quando senti il segretario del PD che dice tu vali tu, ma è meraviglioso. È meraviglioso perché sta seguendo nei concetti delle nostre cose, uno vale uno. E quando Renzi pianta un albero, ogni iscritto che fa, adesso ha piantato 2 piantine, non dobbiamo più essere quelli che espongono gli striscioni con le poltrone. Dobbiamo fare questi grandi successi, perché è un grande successo il taglio dei parlamentari. Ma volare bassi e dire l'avete voluto anche voi, è un'idea vostra, prendetevela. E non voglio che voi rimaniate lì a essere sempre quelli, il PD, il PD, il PD. Vaffanculo a voi questa volta. Livello sempre altissimo. Allora, io capisco la sua criticità, però Grilli da quel Vaffa Day è arrivato a portare il movimento al governo. Cioè, chi ci avrebbe mai pensato la partenza? No, per carità, io ho sempre grande rispetto della democrazia, comunque scelgano gli italiani, io rispetto quello che scelgono. Beh, certo, diciamo che scegliamo... Gli ultimi abbiamo più scelto un presidente del Consiglio da una vita. Dico per ricordarlo a tutti. Certo. Sono anni che noi non eleggiamo, caso incredibile, unico in questi nel sì, sistema. Adesso non votiamo proprio più, quindi eleggere già, diciamo, adesso non votiamo proprio, che fanno prima questi signori del Movimento 5 Stelle. Detto questo, la democrazia funziona così, però guardi, io ho incontrato una persona oggi, ma neanche a farlo apposta. Passeggiavo con mia figlia, mi ferma questo signore e mi dice: guardi, le posso dire una cosa, io non seguo molto la politica, però una cortesia gliela devo chiedere. Dico: mi dica, ci vendichi dal Movimento 5 Stelle? Io sono un elettore dei 5 Stelle. Quando li ho votati questi signori qui, non li ho votati per riportarmi al governo Renzi. Penso che qualcuno ci debba vendicare del tradimento che abbiamo subito. Io penso che siano milioni gli italiani che la pensano così, pensa, e penso che abbiano qualcun ragione. Qualcun altro passerà con lei, perché qualcuno è passato, Galantino è passato. Ma qualcuno qualche è passato. Onorevole delle 5 Stelle. Ma guardi, stelle, qualcuno cioè, è passato. C'è una ipotesi di Battista, oggi non c'era, ma anche io... se ho sentito mandare un messaggio, insomma, molto particolare, dicono che abbia dei problemi familiari, forse è così. Però c'erano delle assenze nel Movimento 5 Stelle. Io percepisco la sofferenza, voglio dire, Giletti, veramente, noi parliamo di gente che ha preso il 30% e la gente l'ha votati prevalentemente come alternativa a Renzi e alla sinistra. Mi fa morire Di Maio quando mi dice che vuole introdurre il vincolo di mandato. Se in Italia ci fosse il vincolo di mandato, Di Maio sarebbe andato a casa, perché il vincolo di mandato non è la fedeltà dell'eletto al partito, ma è la fedeltà del partito agli italiani che lo votano. Quando gli italiani ti votano per farti fare una cosa, tu devi fare quella. E dico agli italiani, pretendete di più.
Perché il fatto che in Italia sia passato il principio che io non sono vincolato agli impegni che mi prendo con i cittadini è la fine della democrazia. Non è vero che la democrazia parlamentare è che io ti prendo in giro per prendermi i tuoi voti e poi ci faccio quello che mi pare per 5 anni, possibilmente il contrario di quello che ti ho detto. Lei ha fatto una forzatura. Guarda, sul vincolo di mandato, perché sa che si possono cambiare... Fatto. No, la capisco dove vuole andare, però la democrazia è anche passata da parte, dall'altra... Perché io sono anche a favore del vincolo di mandato, sì. Infatti in Italia non è previsto. Di Maio dice che lui lo vuole introdurre e io quindi... gli segnalavo che se lo introduciamo lui è il primo a va a casa, secondo il principio del vincolo di mandato. Quindi sono contenta che Di Maio si voglia tagliare la poltrona, ma ecco, forse però, non Di ha capito Maio il senso. Scusi. Lì, aspetti, Di Maio è lì perché Salvini ha fatto un'operazione. Di Maio è lì per una serie di ragioni, anche perché Salvini ha fatto un'operazione. Come la giudica? Però, scusi, mi faccia dire un'altra cosa sul Movimento 5 Stelle, perché veramente su Di Maio, oggi Di Maio ha detto, perché veramente ormai, noi col PD i patti a livello regionale non li facciamo, attenzione, semmai patti civici. Vabbè, è una forma politichese. È un dire... po' come a me ha ricordato quando capita che tu trovi, non che mi sia capitato, lo dico a scanso di cui, quando capita che trovi tuo marito a letto con un altro e quello ti dice no, ma non la amo, è solo sesso, per cui non ti ho tradito, perché ci stavo solo facendo... Ma che vuol dire? Ma assumiti la responsabilità di quello che stai facendo. Tu hai fatto un accordo politico con il Partito Democratico, stai facendo un accordo politico con il Partito Democratico, lo hai fatto in Umbria, noi stiamo facendo la campagna elettorale in Umbria. In Umbria questi si sono nascosti dietro un candidato civico perché sono consapevoli di essere impresentabili, stanno probabilmente facendo lo stesso accordo in tutta Italia. Almeno abbi il coraggio di rivendicarlo. È chiara. Perché la menzogna fino a se stessa è intollerabile. Torniamo a Salvini, glielo faccio vedere. Io ho un amico che lavora per Radio Rock, si chiama Dejan, e ha fatto cantare Salvini in un certo modo. Ha fatto cantare tutti. Sì, tutti, ma questa è inedita, è la prima volta che si vede. Vai Dejan, ascoltiamo. Come mai, a chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui? No, l'ultima crisi di governo, dico, non l'ascoltavo questa canzone, io non so perché, mi immagino... Io ascoltavo Come mai durante la crisi di governo? No, dopo. Stai pensando a Conte e Di Maio, adesso va bene tutto, ho già i miei problemi senza... No, non rimpiango, non ho nessun rimpianto e nessun rimorso. La vogliamo dedicare a un personaggio politico, dica quello che vuole lei, quale personaggio? Questa va dedicata a una donna, dai, non... Si può dedicare Come mai a un uomo, adesso va bene tutto. Ci penserò. Allora va bene, nessun personaggio a cui vorrebbe dedicarlo. Alla mia mamma. Alla sua mamma. Va bene. Facciamo un saluto a Di Maio. Ci vediamo al San Paolo, Gigi. Ciao. Beh, devo dire che a voi non manca l'ironia anche nei momenti complicati. Poi peraltro cantava anche bene. Fatto sta che lei... gli ha mandato un po' di maledizioni, perché so che stava salendo su un aereo per andare in vacanza quest'estate, quando Salvini ha rotto tutto, no? Diciamo che io, per carità, io erano mesi che chiedevo la crisi di governo, secondo me, tra l'altro avevo messo in guardia Salvini e l'avevo detto pubblicamente, ogni giorno che passa ci avvicina a un gioco di palazzo, perché ogni giorno che passa... metteranno in piedi una serie di alibi che poi verranno puntualmente traditi per fare il governo e faranno qualche inciuccione di questi che a loro piacciono tanto. Quindi secondo me la spina andava staccata il 27 di maggio, il giorno dopo delle elezioni. Poi, voglio dire, su queste cose è anche molto facile fare gli allenatori a partita finita. Ma secondo lei ha fatto un errore strategico? Ha creduto davvero che, per esempio, Zingaretti non appoggiasse rispetto a Renzi la linea con 5 Stelle? Ha avuto dei segnali dal Quirinale diversi? Guardi, ecco, che cosa è successo secondo lei? In realtà si sarà fatta un'idea. Me ne sono fatte diverse, però non ho un'idea chiarissima. Secondo me, allora, se Salvini, posso dire questo, se Salvini davvero si fosse fidato del fatto che il PD era pronto ad andare a votare, quello sarebbe un errore enorme. Perché lo sappiamo, in 10 anni il PD ha governato 7 anni, avesse mai vinto le elezioni. Lo sanno tutti che l'unico modo che hanno di andare quindi al governo è non passando dalle elezioni. Sono molto abili nei cintura nera. Loro sono cintura nera di gioco di palazzo. Sono i numeri uno. Quindi se uno si fosse fidato di una cosa del genere, quello sarebbe stato un grande errore. Sarebbe stato un grande errore di ingenuità.
Però? Però io glielo ho chiesto e lui dice che non è vero, insomma, che ha fatto una scelta così. Che ha fatto una scelta dettata dal fatto che non ne poteva più, eccetera, per carità. E io, per me è sempre meglio mandarla a casa. Quindi quando Di Maio qui ha detto che si sono sentite al telefono e ha detto non ce la faccio più, ricevo troppi no, la gente del mio partito si è rotta le scatole, è vero. Dice guardi, la verità. Su questo ripeto, io non ho nulla da recriminare adesso, a parte però il fatto che chiaramente mi è dispiaciuto di non poter portare mia figlia in vacanza, quello sì, perché insomma una settimana prima almeno uno non partiva e partire e tornare indietro non è bellissimo, ma detto questo, l'errore che io ho trovato nella gestione della crisi da parte di Salvini, questo gliel'ho già detto, è l'essere poi tornato indietro. Cioè l'aver tentato addirittura di rifare il governo con i 5 Stelle con Di Maio Premier. Perché a me un'ipotesi del genere terrorizza tanto quanto quella del governo che abbiamo attualmente, e perché l'aver tentennato secondo me ha indebolito il fronte che chiedeva il voto. Cioè quando noi siamo andati al Quirinale, centrodestra, siamo andati in tre, siamo andati con tre proposte diverse e l'unico che chiedeva vogliamo votare, punto, non ci abbiamo piani B, era Fratelli d'Italia. Questo secondo me ha aiutato chi voleva fare il gioco di palazzo per mettere questi qui in sella. Per cui secondo me bisognava andare compatti a dire vogliamo votare perché gli italiani hanno diritto di scegliersi il governo. Sarebbe stato probabilmente più difficile anche per il Presidente della Repubblica fare la scelta che ha fatto. Però, ripeto, questo sul dopo, poi dopo, sull'apertura della veniamo crisi. Veniamo all'oggi. C'è un momento storico, è stato questa settimana la Camera ha votato la sforbiciata famosa ai deputati e senatori, però c'è stata molta tensione sia in aula sia dopo, quando a un certo punto Galantino, ex Movimento 5 Stelle, ha deciso di entrare con voi, di passare a Fratelli d'Italia. Gli hanno urlato venduto, ma nel transatlantico c'è un corridoio lui molto particolare, si è sfiorata la rissa. Guardate queste immagini. Vabbè, senta. Tecnicamente sono d'accordo, cioè poi chiaramente i toni devono sempre rimanere dei toni, però insomma che si dica venduto a uno che rimane all'opposizione da gente che pur detenersi una poltrona sulla quale sedersi comodamente si è venduto con chiunque, insomma uno cioè aspetta un attimo, cerchiamo ognuno al posto suo, perché poveretto quello è rimasto all'opposizione per non andare vero, al governo insieme al PD. Senta, veniamo alla manovra economica. Sì. Si è detto che questo governo bisogna farlo in fretta e furia perché l'IVA, bisogna sterilizzare l'IVA, quant'altro. Si parla adesso di rimodulazione, cioè non ci sarà l'aumento dell'IVA ma ci sarà la rimodulazione. Tra un'oretta c'è questa importante riunione a Palazzo Chigi, non so cosa succederà, però certamente da qualche parte i soldi vanno presi. Che idea si è fatta? Mi sono fatta l'idea che i soldi li prenderanno massacrando la gente, lo dico proprio così, con una metafora. Nel senso che in questa manovra ci sono fondamentalmente due cose. Aumento delle tasse a 360 gradi, ogni giorno si inventano una tassa diversa, non solo la rimodulazione dell'IVA, le ricordo che disinnescare le clausole di salvaguardia dell'IVA era la ragione sulla quale hanno fatto il governo. Cioè questi a noi ci hanno fatto il governo dicendo che altrimenti aumentava l'IVA, giusto? Quindi se aumenta l'IVA, che cosa dobbiamo pensare? Se aumenta l'IVA, perché rimodulazione vuol dire che aumenta l'IVA, semplifichiamo, ok? Vuol dire aumenta l'IVA, non su tutti i prodotti, ma aumenta l'IVA. Possono essere il 10%, il 20%, il 70% dei prodotti, aumenta l'IVA. Quindi, signori, potete andare a casa perché non ci servivate. Dopodiché aumenteranno un'infinità di tasse, questi, lei ha visto, ogni giorno ce n'è una, aumentano le tasse sulle merendine. Tasse sulle merendine. Quella, però non la fa. Cioè, dico, no, aspetti, dico, cioè, io poi vediamo quali ci saranno nella manovra, perché la manovra la devono ancora fare. Aumentiamo le tasse. La curiosa, diciamo, idea della salute della sinistra: vogliono legalizzare la droga e tassano le merendine. E loro sono fatti così. Poi tassano i voli aerei perché i voli aerei inquinano. Dicono quelli che non volevano la TAV, e quindi trasporto su gomma, perché invece i camion inquinano di meno. Oggi ha detto Di Maio aumentano le tasse per chi inquina, ma invece diminuire le tasse per chi non inquina? No, cioè le tasse vanno comunque aumentate, comunque vada. Per cui aumenteranno le tasse, punto primo. E poi ci sono, attenzione,
7 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale. Questa è stata definita molto complicata da realizzare. Allora, no? l'obbligo della fatturazione elettronica che lei ha fatto è favorevole chiudere... o no sull'uso delle carte di credito? Adesso ci arrivo. Mi dia un minuto per fare un ragionamento veloce. I tempi corro. Sono contraria, comunque, io lo dico subito. Cioè, sono favorevole, vogliamo incentivare l'uso delle carte elettroniche, è bellissimo. Mi togli le commissioni bancarie. Perché la fregatura di costringermi a pagare con la carta quando le banche ci fanno sopra di un guadagno non me la tiri. Per cui, dopodiché, arriviamo lì, scusi, guardi che l'evasione fiscale in Italia, il grosso dell'evasione fiscale, non sta mica negli scontrini dei bar, Il grosso dell'evasione fiscale sta 30 miliardi frodi carosello, sono le frodi sulla vendita, lo spostamento, diciamo, di import-export di grandi merci, non lo fanno i piccoli esercizi. Il grosso delle frodi sta nelle grandi multinazionali. Lei dice le banche, noi combattiamo l'evasione fiscale con le banche. Credit Suisse, 14 miliardi di euro di evasione contestata. Sì, sì. Quasi tutte hanno... Non sa quanti scontrini dei bar deve controllare per recuperare 14 miliardi di euro? Mi è chiara, lei dice andiamo a prenderli prima lì che da altre parti. L'ultima, le aziende che aprono e chiudono i cinesi e gli extracomunitari in Italia. Oggi ne hanno beccati tre che scappavano con 1.200.000 euro in tasca. Lo sa come fanno? Guardi che non è difficile. Si vuole combattere, glielo spiego come si fa, perché io ci ho fatto una proposta. Perché i cinesi continuano ad aprire in Italia e gli extracomunitari, i mini market continuano a proliferare mentre gli italiani chiudono? Perché sono più bravi di noi a fare commercio? No. Perché aprono e chiudono l'azienda prima dei 2 anni, quando lo Stato comincia a fare i controlli, spariscono e aprono un'altra azienda e fanno tutto questo gioco di scatole per cui tu non li trovi mai e intanto evadono miliardi e miliardi di euro. Davvero non si può fare niente per impedire questo meccanismo? Si può fare una cosa, l'hanno fatto altre nazioni europee, io ho depositato la proposta ma l'hanno bocciata 3 volte. È semplice, extracomunitario caro, vuoi aprire un'azienda in Italia? Perfetto. Mi versi a titolo cauzionale 30.000 euro a monte e io poi te li scalerò dalle tasse. Così facciamo che competiamo a armi pari e vediamo se gli italiani chiudono e i cinesi aprono, come è accaduto in questi anni. Molto chiaro. Senta, prima di lasciarla... Però scusi, 7 miliardi di euro, se tu mi stabilisci il principio come vuole fare questo governo, attenzione perché su questo io faccio le barricate. Se tu mi dici che devi recuperare 7 miliardi di euro, che vuol dire che andrai a massacrare la gente finché non li trovi, perché l'agenzia delle entrate da noi non fa lotta all'evasione, fa caccia al gettito. Viene da te e ti dice, tu sei un evasore, ma non è vero, dimostramelo, intanto dammi i soldi. Lo sa che cosa sta per pare voglia decidere questo governo? Che l'agenzia delle entrate ti entra nel conto corrente e ti può pignorare i soldi dal conto senza che ci sia una sentenza della magistratura. Allora lei capisce che se noi finiamo in una nazione nella quale i soldi li devo per forza mettere in banca perché devo pagare con la carta e non posso pagare col contante e l'agenzia delle entrate mi pignora i soldi dal conto quando ritiene che io abbia una contestazione, quando il 70% delle contestazioni che vengono mosse agli italiani poi si risolvono in un nulla di fatte, noi siamo finiti nel più grande fratello fiscale della storia d'Italia e su questa cosa devono passare sopra il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato. Prima di salutarla le chiedo una cosa. La scorsa settimana ho avuto uno scontro con l'avvocato Saraceni, il padre di una ex terrorista, alla quale viene dato il reddito. Questa sera incontrerò Raimondo Etro, un ex brigatista, che ha avuto e ha fatto dei post che io ho definito disgustosi, insomma, su di lei. So che credo che lei l'abbia querelato. Ecco... Che pensa di questa vicenda? Ma guardi, sui post verso di me, io sono forse la donna più insultata d'Italia, per cui me ne sono fatta una ragione e diciamo sono una persona che ha deciso di fare politica, insomma non... Quello che io trovo francamente scandaloso è che Raimondo Etro percepisca il reddito di cittadinanza. Questo lo trovo scandaloso e trovo scandaloso che oggi ci siano tutti che si scandalizzano per questa cosa, perché se avessero approvato gli emendamenti di Fratelli d'Italia quando si è votato il reddito di cittadinanza, Raimondo Etro non prenderebbe il reddito di cittadinanza. Ma perché Etro... noi chiedemmo almeno che non fossero le persone per bene, chi lavora magari per 800 euro al mese, 40 ore settimanali, a pagare il reddito di cittadinanza ai condannati per reati gravi. E non ci hanno passato neanche questo. E io questo penso che sia scandaloso. Ecco, ma Etro cosa direbbe?
A Etro direi che è scandaloso che lui pretenda di prendere il reddito di cittadinanza da quello Stato che voleva tanto combattere, per il quale ha ammazzato la gente, e che è il caso che si vada a trovare un lavoro. Giorgia Meloni, segretaria di Fratelli d'Italia, questa sera ha aperto questa nostra 70ª puntata. Ecco, io a lei vorrei chiedere però una cosa prima di salutarla. Lei conosce molto bene Musumeci, che è il governatore della Sicilia. Allora, io mi occupo e faccio una battaglia per una donna che è stata violentata mentre faceva il medico in una notte terribile, in una guardia medica sperduta vicino a Catania. Questa storia, che dipende esclusivamente dalla risoluzione dalla Regione Sicilia, perché la sanità è regionale, non è ancora stata chiarita. E io ho in mano una lettera che riapre questa vicenda, posso dirla tristissima. Allora, io le chiedo una cosa. Visto che io stimo Musumeci, nonostante le mie posizioni diverse sull'Assemblea regionale siciliana e su altre cose che secondo me in Sicilia la politica non ha fatto funzionare. Ecco, lei da donna... Faccio una telefonata a Musumeci e dica, possiamo risolvere, perché se lei sentirà il contenuto di questa lettera, rimarrà basita anche lei. Grazie. Grazie. Grazie a Giorgia Meloni. Lo farò. Grazie, ci tengo. Grazie, una cosa personale. Buonasera a tutti. Allora, eccola qua.